Dopo li vendo, a tutti. Enrico, prepara poi il pezzo di Morricone, quello lento vogliamo fare. Allora, siamo arrivati a un orario che già, come dire, la mia mente pensa che domani su questa piazza fino al 20 di maggio più o meno non c'è più il Gateomare Summer Village. Ci saranno altri eventi, perché sicuramente tutti sanno che, o tanti sanno che c'era la Cantarella, e ci sono già i preparativi. Cantarella che inizierà festa. La Cantarella è un prodotto nostro del territorio e quindi è una festa che ricorda questa specialità. Intanto suona, oggi va qualcuno in casa. Poi ha un difetto. Comunque, ricordatevi, a Cantarella c'è l'ultimo weekend di settembre e il primo weekend di ottobre. Sento una voce. La crociera? Sì. La crociera non c'è adesso. No, perché mi stanno dicendo c'è la crociera, ragazzi. La Naccia ha bisogno. Scusate, siamo vicini di casa. Sì. 27, 28, 29 settembre e 4, 5, 6 ottobre è più o meno, a parte le date, più o meno la stessa cosa, ultimo weekend di settembre, primo d'ottobre a Gateomare. Staldoni, ciao. No, bisogna dargli retta, sennò dopo sgridano, lei è la sdora, la sdora, quante ora? Aspettavo questo momento.
cembalo, vai da solo del cembalo, da solo. Cembalista. Facciamo un applauso al cembalo. Io ci scherzo, ma con Fiorenzo veramente l'applauso deve essere forte, fortissimo, un grande sax, un grande uomo, simpatia incredibile, Fiorenzo Tassinari, Rosita Rota. Grazie.